Buonasera a tutti. Il mio intervento dovrebbe rispondere ad una domanda precisa. Per quale motivo io, genitore, io aspirante iscritto alla facoltà di economia e commercio, dovrei sostanzialmente fare ciò? Uno che pensa a economia e commercio in linea di massima pensa subito alla classica attività da libero professionista, il dottore commercialista. D'altronde già nel 1581 alla facoltà a Venezia, scusate, esattamente durante il periodo della Repubblica di Venezia, c'erano i primi rasonati, dove crearono questo collegio dei rasonati, e da lì cominciarono esattamente l'attività evidentemente del dottore commercialista. Ma sicuramente l'aspetto evidentemente della libera professione non è che uno degli aspetti possibili per chi si laurea in economia e commercio. Allora, per comprendere esattamente perché, vi vorrei dimostrare con i fatti che in realtà una laurea in questo tipo di settore può effettivamente essere giocata ai massimi livelli, mi piacerebbe fare un pochettino di, non dico di etimologia della parola, ma sostanzialmente di analisi su che cosa è poi in fondo l'economia. Ho preso questo tipo di definizione dell'economia da un testo che si chiama esattamente The Lively Book of Man, la sussistenza praticamente dell'uomo, e da Il ruolo dell'economia e delle società antiche, e recita: il termine economia ha un duplice significato, uno formale, e cioè scelta di operare in condizioni di scarsità di risorse, due, sostanziale, processo di produzione e consumo finalizzato alla soddisfazione dei bisogni materiali. In altre parole, la professione di chi decide di fare economia e commercio è esattamente quella di ottenere il massimo dei risultati con il minimo investimento possibile, cioè fare quello che si chiama profitto. Oggi in realtà tutti quanti noi sappiamo perfettamente una cosa, che se non c'è profitto non c'è azienda. Voi stessi, dovendo affrontare un costo di iscrizione alla facoltà, dei costi per l'istruzione universitaria, evidentemente sapete perfettamente che dovrete fare un calcolo proprio di un classico conto economico. Allora, che cosa significa? Significa esattamente che una persona decide di fare un investimento più o meno elevato in funzione di quelli che possono essere i possibili ritorni dell'investimento. Sicuramente, sino adesso abbiamo sentito parlare di siamo esattamente, diceva il professore, in una situazione di siamo saturi, siamo in saturazione, anzi strasaturazione. Ebbene, l'amico avvocato diceva invece, qui bisogna vedere perché la motivazione è un elemento fondamentale per chi decide di fare legge, dall'altra parte invece abbiamo chi sceglie un certo tipo di particolare branca della scienza giuridica. Io ho un figlio che fa giurisprudenza, quindi pensate che lui come idea è quella di vuole fare il direttore sportivo. Detto tutto, non voglio dirvi altro, no comment. A fronte, ha capito tutto. Peccato che io non sia oggi in questa occasione, solo peccato in questa occasione, dicevo. Il concetto quindi qual è? È che in fondo tutti quelli che vogliono fare profitto, tutti coloro i quali vogliono mettere in piedi un'azienda, devono avere qualcheduno che ne capisca di aspetti economici. C'è poco da fare. Il che significa sostanzialmente che oggi più che mai, in periodi diciamo pure di congiuntura, dove in realtà dobbiamo fare maggiore attenzione agli aspetti economici, capire che cosa vuole dire, capire come gestire il cash dell'azienda, capire come fare degli investimenti, capire se è il caso di fare un certo tipo di prodotto rispetto a un altro, significa fare il grande passo fra la teoria e la pratica. In questi giorni un'azienda a me molto cara, in quanto molto amica, sta facendo pubblicità con l'immagine di Leonardo da Vinci. Sicuramente Leonardo da Vinci è stato il primo a pensare una macchina volante molto simile a quella che oggi noi abbiamo definito elicottero. Però è altrettanto vero che è stato il signore della bella Augusta che ha cominciato a venderlo. Cioè, che cosa vuole dire? Che sicuramente c'è qualcuno che ha un'idea, sicuramente c'è qualcuno che deve innovare, ma ci deve essere qualcheduno che poi lo porta sul mercato. Portare sul mercato un'idea significa sostanzialmente fare azienda. Quando noi diciamo fare azienda, noi del CDVM, il Club Dirigenti Vendite e Marketing dell'Unione Industriale di Torino, diciamo che ha più o meno gli elementi, perché abbiamo un osservatorio che ci consente di vedere come si muovono le aziende, in particolare in Piemonte, ma noi abbiamo relazioni anche a livello internazionale, oltre che nazionale. Ebbene, alcuni dati molto importanti, per esempio, mi è stata consegnata
qualche giorno fa il risultato dell'indagine congiunturale relativa al secondo trimestre 2011. Ebbene, tre dati importanti che mi sembra veramente giusto condividere con voi. Il primo dato: dalla rilevazione emerge un significativo miglioramento delle attese sull'evoluzione della congiuntura nei prossimi mesi. Quindi la crisi non è finita, ma sicuramente le aziende stanno riscoprendo un'inversione di rotta, cioè si sta esattamente andando verso aspetti diciamo positivi. Il saldo, anche dal punto di vista proprio emozionale delle persone che hanno una visione ottimistica di quella che è il futuro, perché l'amico psicologo evidentemente di questa levatura sicuramente può ricordare a tutti noi che molte delle situazioni le possiamo risolvere anche solo con un atteggiamento. Non voglio dire che l'atteggiamento supera la crisi, ma voglio solamente dire che un atteggiamento positivo ci consente di mettere in campo tutti quegli strumenti utili a combatterla. Siamo passati infatti, scusatemi, avevamo dei valori negativi per arrivare al massimo della punta che sull'ultimo periodo è il 13.4, oggi il 20.1% ha una visione positiva del prossimo periodo dell'anno. Due dati ancora importantissimi, secondo la mia visione, perché sono fatti. Io vorrei dirvi solamente che chi opera nel mondo dell'economia ha bisogno di fatti. Il resto sono solo impressioni, valutazioni sicuramente basate e basabili su fatti, ma noi siamo misurati in funzione di quello che facciamo. Un business funziona solamente se produce reddito e se questo reddito evidentemente produce utili. Non necessariamente il fatto di avere dei ricavi elevati significa avere per forza di cose un utile elevato. Ma un dato importante a mio avviso è esattamente questo, e cioè il 37,5% delle aziende ha ricominciato a fare investimenti, per esempio, di rinnovi degli impianti. Allora questi, e mi fermo qui con i numeri perché sennò io dovrei essere quello che vi dà di più i numeri ma non vorrei darli, questi credo che sostanzialmente siano esattamente dei segnali di che cosa? Dei segnali di un cambiamento. Il concetto di cambiamento, noi sostanzialmente che cosa possiamo fare? La prima è dal punto di vista delle professioni. Se è vero quello che abbiamo detto poc'anzi, e cioè che nella realtà ogni impresa ha una propria struttura, ogni impresa ha, parliamo delle due classiche, da quella evidentemente quasi padronale a quella altissimi livelli di un'azienda, non voglio fare nome evidentemente, ma molto strutturata. Ha un amministratore delegato che risponde esattamente a dei soci, se evidentemente un'azienda che è proprietà per esempio di fondi piuttosto che sia di capitale e quant'altro, dopodiché c'è tutta la struttura gerarchica che è composta in linea di massima da che cosa? Abbiamo detto amministratore delegato, direttore generale, lui rispondono i vari direttori di funzione che di solito sono un direttore commerciale che gestisce le aree marketing, vendite e formazione, una direzione HR, che è quella esattamente del personale, tanto per intenderci, una direzione di produzione se si tratta di un'azienda che ha del prodotto, e di una direzione di information technology che evidentemente è quella che crea tutti i supporti per la gestione dell'azienda vera e propria, e poi c'è una direzione amministrativa. Qui sto parlando, come vedete, non mi aiuto neanche con dei supporti giusto per dare una visione, ma in tutte queste aree un laureato in economia e commercio ci può assolutamente stare. Perché? Perché, ripeto, lui deve ottenere il massimo possibile in questo benedetto rapporto fra costi e ricavi. È chiaro che, e qui prendo spunto da Arrigotti, che per primo ha aperto i nostri interventi, dove dice sostanzialmente che cosa dobbiamo avere in più. Anche il professor Blandino diceva che cosa? Diceva: il fatto di avere una laurea non ti garantisce, e questo mi sento di sottoscriverlo, di avere un titolo non ti garantisce di trovare il posto. L'altra settimana il figlio di mio carissimo amico si è laureato e mi ha detto: pensa Antonio, ho messo 5 anni per arrivare a raggiungere lo status di disoccupato. Bellissima come riflessione, no? Ecco, però se volete, e lui ha esplicitato in maniera molto semplice una grandissima verità, a distanza di 20 giorni ha trovato un posto. Certo, è un ragazzo che sta cominciando e quindi come altri che cosa deve fare? Sicuramente favorisce
un'esperienza di tipo internazionale. Perché questo? E beh, scusate, è banale, voglio dire, ma sono cose che ci capitano tutti i giorni. Coloro i quali hanno avuto modo di visitare più cose, più paesi, più posti, sono praticamente più critici. Perché sono più critici? Perché hanno immagazzinato più informazioni. Queste informazioni le mettono a servizio delle loro scelte. Questa scelta va messa a servizio delle aziende. Oppure, se non stiamo parlando di attività manageriale, io sono un uomo d'azienda cresciuto e pasciuto, quindi questa evidentemente è la mia esperienza, però moltissimi di noi sono passati all'attività consulenziale. Moltissimi uomini d'azienda sono passati esattamente all'attività di consulenza alle imprese. Perché? Perché per forza di cose oggi il tipo di attività di una volta, se ci pensiamo un secondo, stasera vedo dei genitori oltre che dei ragazzi, oltre che dei docenti, ma se io penso un attimino al periodo in cui io cominciai a pensare cosa fare, cominciavo a vedere il mondo in un certo modo, e cioè quello che aveva avuto sempre un'azienda, dico una stupidaggine, che produceva berretti per tutta la vita, faceva berretti sta azienda, e prima c'era il nonno, poi c'era esattamente il nipote, poi c'era il papà, poi ci sarebbe stato il figlio, giusto nella gerarchia evidentemente familiare. Ebbene, oggi non è così. Oggi non è così perché c'è un'altra scienza molto importante, che è quella che credo che gli operatori di questo tipo di scienza, con un tipo di laurea economia e commercio, possono essere avvantaggiati, che è la scienza del marketing. La capacità di comprendere i movimenti del mercato, i mutamenti sociali, la professoressa Luciano ci ha detto in più occasioni che evidentemente questa è la sua materia, ebbene la capacità di comprendere come le cose cambiano significa, in altre parole, avere opportunità di business. Andare in una discoteca a vedere come si muovono i ragazzi della vostra età significa per voi poter studiare un certo tipo di prodotto, un capo d'abbigliamento piuttosto che una qualsiasi cosa a livello di accessorio da mettere in produzione. Ma per poter fare l'idea, per poter trasformare l'idea in un'azienda barra in un prodotto poi azienda, bisogna fare quello che si chiama il classico business plan. Dove in realtà io devo cominciare a pensare, allora, credo che esista questo tipo di possibile bisogno da soddisfare, credo che questo tipo di prodotto possa essere una delle possibili soluzioni, a questo punto vediamo che cosa c'è intorno a me, quindi il mercato, vediamo la concorrenza, cerchiamo di capire come devo posizionare, scusate, lo sto facendo molto in fretta, non è un business plan fatto bene, ma questa deve essere, la realtà di questa sera, dicevamo, mi vedo esattamente come muovo rispetto alla concorrenza, faccio un pricing e comincio a creare una rete di vendita per andare a vendere. Ecco. Questi sono tutti elementi che servono per fare ogni tipo di mestiere che debba generare profitto. Mi avvio alla chiusura dicendo sostanzialmente due cose a questo punto, come parte finale. Le posizioni che in questo momento io credo siano sicuramente alla portata di molti, con, mi auguro di poter dire, un piccolo vantaggio in più per chi ha questo tipo di competenza, sono, guardate, mi hanno dato questi tipi di informazioni delle società di headhunting, dove stanno, sapete, sono le persone che cercano personale di un certo livello per le loro aziende. E beh, guardate, credit manager, broker assicurativo, promotore finanziario, analista finanziario, direttore di filiali, esperto in bilancio sociale delle organizzazioni no profit, responsabile della tesoreria o cash manager, responsabile delle analisi e ricerca di mercato e key account, sono delle professioni che costantemente necessitano di persone. Attenzione, veramente un invito a tutti. Io sono cresciuto all'Unione Industriale di Torino, dove evidentemente l'avvocato Agnelli era il padrone di casa, e lui un giorno disse una cosa molto bella: io sono un venditore con la V maiuscola, cosa che invece se vado a prendere un ragazzo neolaureato che ha cominciato a fare attività di vendita e gli chiedo, ma tu cosa fai, il venditore? No, io sono il capo di una sezione che si occupa di contattare delle persone che forse hanno un bisogno, glielo do. Ecco, allora, per cortesia, prendiamo veramente coscienza di un fatto: l'attività di vendita è l'attività che racchiude in sé tante di quelle caratteristiche di tipo sicuramente psicologico, di tipo sicuro, perché mi devo relazionare con le persone, di tipo sicuramente economico, perché devo capire cosa dire in poco tempo, di tipo sicuramente giuridico e puntini, puntini, puntini. Chiuderei leggendovi solamente un endecalogo che Bill Gates, una persona molto più importante di noi, non ha bisogno di presentazione, comunque l'uomo Microsoft, ha letto ad una facoltà in un intervento tipo questo che con molta umiltà io ho potuto portare a voi questa sera. La prima regola dice: la vita non è sempre giusta, abituati.
La regola seconda è: il mondo se ne infischia della tua autostima. Il mondo si attende che tu compia qualche cosa prima che tu te ne senta orgoglioso. La regola 3, tu non guadagnerai subito, lui parla di $60,000 l'anno, appena terminata la scuola, tu non sarai un vicepresidente con il telefono e la macchina, fin tanto che tu non meriterai entrambi. Se tu pensi che il tuo maestro è duro, aspetta fino a che non avrai un capo. Girare gli hamburger in un fast food non sminuisce la tua dignità. I tuoi nonni avevano una definizione differente per girare gli hamburger, la chiamavano opportunità. Se tu sbagli, non è colpa dei tuoi genitori, quindi non lamentarti dei tuoi errori, ma impara da essi. Regola 7. Prima che tu nascessi, i tuoi genitori non erano così noiosi come adesso. Sono diventati così pagando i tuoi conti, pulendo i tuoi abiti ed ascoltandoti quando parli di quando credi di essere cool. Quindi, prima di salvare la foresta tropicale dai parassiti della generazione dei tuoi genitori, prova a riordinare l'armadio in camera tua. Regola 8. La tua scuola può aver accettato vincitori e perdenti, ma non la vita. In certe scuole hanno abolito i voti insufficienti e ti danno tutte le possibilità per ottenere la risposta giusta. Ciò non assomiglia a nulla nella vita reale. La vita non è divisa in semestri, non avrai vacanze per tutta l'estate e pochissimi colleghi sono interessati ad aiutarti a cercare te stesso. Fa questo per conto tuo e nel tuo tempo libero. La televisione non è vita reale. Nella vita reale i personaggi devono attualmente lasciare il bar e andare a lavorare. Ultima regola, sii paziente con gli imbranati. Hai tutta la possibilità di finire a lavorare per uno di essi. Grazie.